Grazie Presidente, Governo, colleghi. La mozione che oggi propongo all'attenzione di quest'Aula e alla sua Presidente è appunto inerente alla gravissima problematica dell'approvvigionamento del Comune di Messina e del territorio che sotto il profilo idrogeologico investe anche tutto il territorio che è da Fiume Freddo che arriva fino a Messina. E come è noto a tutti, nel 2015 Messina è assurta agli onori delle cronache per Messina senza acqua, fu Fiorello a praticamente portare l'emergenza tramite un tweet, una situazione che veramente vorremmo che non si ripetesse mai più e che portò la mia città, senza ragione di campanilismo, ma è la mia città ad avere... Perché si verificò l'incidente di Cala d'Abbiano? Perché appunto si ruppe la conduttura in un punto di frana. E non sto qui a dire tutte quelle che sono state anche gli interventi, il rimpallo di responsabilità tra la protezione civile, la presidenza della regione, il comune, l'AMAM, tutti i tavoli che si sono susseguiti in prefettura, perché chiaramente allora quando si verifica una situazione di emergenza di tale gravità, di siffatta gravità, inaudita gravità, ci si pone tutti nella condizione di dare... di mettere un rimedio e di dare tutti la propria, il proprio contributo. Però non è possibile che si operi sempre così. Siccome i punti in frana che interessano la conduttura li conosciamo, sono stati messi nero su bianco, addirittura voglio appunto portarli alla conoscenza di quest'Aula, questo studio che è stato appunto condiviso in sede di tavoli, di concertazione in merito agli interventi, ha evidenziato 15 siti di attenzione, 26 siti di dissesto, 3 siti oggetto di corrosione, 1 sito oggetto di erosione per un totale di 45 siti. In termini di rischio, 15 sono a rischio basso, 22 a rischio medio e 8 a rischio elevato. Ci troviamo dinanzi a 8 punti a rischio elevato di rottura. Perché non avvenga mai più una Messina senza acqua, Presidente? Io ho sentito l'esigenza di proporre alla sua attenzione, all'attenzione di quest'Aula, a impegnare, per quanto chiaramente è nelle mie possibilità, il Governo e la sua persona con azioni che siano propositive e che siano soprattutto di accelerazione di processi nel senso dell'intervento sul dissesto, perché sappiamo che gli interventi tampone sono stati fatti, si parlò dei 3 tubi, si parlò dei 4 tubi, si parlò appunto di un riferimento a quella che è stato l'approvvigionamento anche da parte dell'Alcantara attraverso il rinnovo del bypass e la sistemazione del bypass con Siciliacque, ma non possiamo sempre pensare che l'approvvigionamento idrico della città di Messina rimanga nelle mani di una condizione di costante emergenza. Bisogna intervenire, anche perché sappiamo che uno di questi interventi è pronto, è già individuato nel patto per il Sud e ammonta a 1.100.000 euro, addirittura l'AMAM, la società partecipata comunale, ha messo a disposizione 500.000 euro. E non è possibile che dal 2015 siamo arrivati al 2018 e ancora parliamo, perché le rappresento anche questa mia ansia, questa mia inquietudine di poter finalmente dire un tratto è messo in sicurezza, andiamo al successivo, perché esiste anche una struttura commissariale, lei sa bene, una struttura di governo che è incaricata dell'individuazione di quelle che sono le modalità, anche per è stata fatta proprio finalizzata la velocizzazione di quella che è la spesa di questi finanziamenti e perché appunto gli interventi vengano fatti. Ecco, con questa mozione, Presidente, io voglio impegnare per rappresentare quella che è appunto l'emergenza di una conduttura che ha forti criticità sulla rete,
Poi si potrebbe anche parlare, diciamo, dell'approvvigionamento, dei serbatoi, ma ciò che interessa chiaramente sarebbe, l'obiettivo sarebbe già quello di non dover passare per una razionalizzazione quotidiana, per cui la fornitura viene data a orario. E poi potessimo finalmente colmare il problema delle perdite, che come sappiamo costano ai cittadini messinesi, già questo sarebbe una grandissima, un grandissimo punto di arrivo. Pertanto, Presidente, anche perché, e concludo il mio ragionamento, non voglio fare slittare l'argomento dal tema della materia idrica al dissesto idrogeologico, ma ci rendiamo conto che sono strettamente correlate e pertanto un intervento che sia risolutivo non può non passare per la spesa dei fondi a disposizione, ma probabilmente anche per una potenziamento e rivisitazione di quelle che sono le forze di protezione civile e l'intervento e la qualità dell'intervento della protezione civile, che oggi mi pare, forse per un sottodimensionamento delle forze in essere presso il Dipartimento, però mi pare che ritenga il proprio intervento, e Presidente è in capo a lei la protezione civile, comunque quindi l'intendimento e la governance chiaramente spetta a lei, un mio suggerimento è quello di applicare di per sé la legge, che prevede non soltanto l'intervento in emergenza, ma anche una individuazione dei punti di criticità e la prevenzione. Per questo chiaramente rassegno a lei questo impegno. La ringrazio, Presidente.